cui vi dico pochissimo perché non so l'editore quanto vuole che si sappia già adesso che c'è, è un nuovo capitolo della serie di Autolico, però non è Autolico 3. Parlando dei tuoi libri, qualche novità che ci puoi rivelare se non è soggetto NDA di prossime uscite o cose a cui stai collaborando, revisionando o altro? Allora, io in questo momento ho appena finito un libro nuovo e vi posso dire tranquillamente cos'è perché tanto non l'abbiamo annunciato ancora ufficialmente, ma ne ho già parlato in un'altra trasmissione qualche giorno fa. È un libro che si inserisce in un progetto siamo al 700° dantesco, quindi con Watson Edizioni abbiamo prodotto un terzetto di libri dedicati a Dante. Il primo è una rivisitazione interattiva dell'Inferno che ha scritto Alberto Orsini. E ha scritto questa rivisitazione dell'Inferno. In realtà sta finendo di scrivere perché non è ancora completo, dell'Inferno dantesco con un approccio particolare perché possiamo impersonare Dante, ma anche il fratello Dante ha un fratellastro, cosa che non è tanto risaputa, e si chiama Francesco, e quindi possiamo prendere Dante come nostro personaggio, ma anche Francesco in una serie di canti che si alternano. In un canto prendiamo il comando di Dante, in un altro quello di Francesco. E c'è un pretesto del perché noi siamo all'inferno con il nostro fratello, però non ve lo dico adesso perché è una delle trovate, secondo me, geniali del libro. Quindi se vi stuzzica l'idea, se vi piace l'idea di andare nell'inferno di Dante senza leggere il poema di Dante, ma giocandolo in maniera molto più moderna e dinamica, questo può essere un libro interessante per voi. Nell'ambito di questo progetto io ho scritto uno spin-off a questo libro, che si intitola Caronte, in realtà non è il titolo definitivo, però insomma per adesso è quello, e fondamentalmente noi vestiamo i panni di un tizio qualsiasi che senza che sia ben specificato si ritrova a un certo punto sulle sponde dell'Acheronte, arriva Radamanto che è un personaggio dell'inferno classico di Omero, ma anche ripreso poi da Dante, che ci acchiappa e ci dice: "Guarda, che noi qua ci serve un nocchiero", monta sulla barca e comincia a portare le anime verso gli inferi. E quindi tu ti trovi invischiato in questa situazione, non sai bene perché ti ci sei trovato, ma nel corso dell'avventura i motivi no, ti verranno al pettine. E fondamentalmente l'obiettivo del libro è diventare Caronte, e bisogna vedere se ci si riesce. Perché poi, oltretutto, c'è un'altra persona che è stata acchiappata da Radamanto come te e messa sul lago, quindi non sei da solo, ci sono due nocchieri che in qualche maniera saranno Due in stagisti competizione, Caronte. perché Caronte è uno solo, quindi alla fine uno È solo, ne chiaro. resterà soltanto uno. E nell'ambito di questo progetto c'è anche un terzo libro molto breve, 80 paragrafi, quindi sarà uno spillatino, che invece ci porterà a conoscere meglio Pier delle Vigne, che è un personaggio dell'inferno dantesco, particolare perché ha tutta una storia, insomma, contrastata dietro, perché è uno dei pochi personaggi. Dante è molto netto quando nel suo inferno condanna i dannati, ma Pier delle Vigne è uno dei pochi che non è condannato completamente perché ha una storia alle spalle di tradimento, non tradimento, non si sa se è veramente ha tradito. Quindi c'è anche questo terzo prodotto. E questi sono libri che vedremo fra novembre e dicembre, arriveranno in libreria. E insomma, secondo me ci sarà da divertirsi, anche perché sono molto diversi come stile fra loro, e quindi ce n'è un po' per tutti i gusti. Tra E l'altro, altra quello sui cosa. Sì. Caronte che mi stavi dicendo mi ricorda tantissimo un videogioco indie che ha spopolato l'anno scorso. In realtà è uscito credo nel 2019, ma grazie un po' indirettamente alla pandemia si sono riscoperti tantissimi videogiochi indie che si chiama Spiritfarer, che mi sento di consigliare a tutti perché è un gioco molto particolare che affronta proprio il tema della successione di Caronte. Nel traghettare le anime è diverso da come me l'hai raccontato te, però mi ha evocato quel videogioco lì che ho videogiocato e mi è piaciuto tantissimo proprio come tema, come narrativa e come argomentazione. Quindi, Io non lo sarà un. conosco e quindi accetto il tuo consiglio e sicuramente me ne andrò a giocare. Tanto ormai Caronte l'ho chiuso, l'ho finito, quindi non mi faccio Non rischi condizionare e me lo gioco. influenze, no, no, Esatto, ma sicuramente esatto. c'entra poco o nulla, però anche lì c'era il tema della successione di Caronte che va in pensione, Però sostanzialmente. questo nel mio libro è diverso perché in realtà Caronte, noi come siamo all'inizio degli inferi, Caronte ancora non c'è, è diverso il Chiaro, discorso, quindi il concetto è un certo. po' diverso. Poi altro libro su cui sto lavorando adesso, proprio in questi giorni,
di cui vi dico pochissimo perché non so l'editore quanto vuole che si sappia già adesso che c'è, è un nuovo capitolo della serie di Autolico, però non è Autolico 3. Quindi, siccome tutti i nostri appassionati di Autolico ci scrivono, ci tartassano perché Autolico 3 doveva uscire a novembre del 2020, poi per motivi pandemici non è uscito, e ci chiedono: ma quando esce? Ma che state facendo? Ma perché vediamo tu e Mauro Maledetti. Lungo ovunque che perdete tempo in tutti i modi e non scrivete Autolico 3, andate ospiti da Mario Cortese invece di scrivere Autolico Invece 3. hanno ragione, stai perdendo un sacco di Ragione, tempo e esatto. quest'ora sai quanti paragrafi scrivevi. Esatto. E invece Autolico 3 probabilmente lo vedremo nel 2022 e invece Ok. adesso uscirà uno spin-off di Autolico e non dico altro perché poi ho paura che Claudio Di Vincenzo di Librarsi mi stacca la testa se svelo troppo. E poi c'è un terzo progetto che probabilmente riveleremo a Premodena, di cui non posso dire niente. Vi dico solo che veramente quando l'idea non è mia, mi hanno ingaggiato come autore e quando mi hanno detto l'idea della collana, io scriverò un libro di una collana, ci cioè saranno altri, io ho detto, cioè, questa idea è geniale, cioè, ho detto, guarda, sono quasi invidioso che non ce l'ho avuta io, cioè, veramente complimenti per quest'idea, quindi sarà un'altra bellissima novità, speriamo di essere all'altezza, però ne sapremo di più a settembre.